salvatorearanzulla.it è il progetto al quale stai lavorando da molto tempo, sì, e che è il tuo fiore all'occhiello. Qual è il modello di business che c'è dietro questa piattaforma editoriale? Sì, innanzitutto occorre precisare che il mio sito internet, nonostante riporti il mio nome, è sviluppato da me ma anche da altri collaboratori, per cui i contenuti che vengono pubblicati sono realizzati da un responsabile editoriale, il lato tecnico è curato da uno sviluppatore molto bravo, io mi occupo della parte più di coordinamento, di individuazione di quali che sono le strategie di crescita. Il nostro modello è fondato sulla pubblicità, quindi sul cercare di trovare dei contenuti che siano efficaci sia per l'utente finale che per l'investitore pubblicitario, che può decidere di comprare pubblicità all'interno di questi articoli. Un esempio banale che faccio di solito è quello dell'offerta DSL: un articolo che ti spiega qual è la migliore offerta DSL in questo momento, soddisfa l'esigenza dell'utente di che sta cercando qual è l'operatore più adatto, qual è l'offerta migliore da adottare da un lato, e dall'altro risponde all'esigenza degli operatori telefonici, Infostrada, Fastweb, Tele2, Telecom, di comprare pubblicità per raggiungere l'utente. Un altro modello che stiamo adottando da qualche tempo è il content for e-commerce, come lo definiamo, quindi sviluppare dei contenuti che anche qui soddisfino le esigenze dell'utente ma dall'altro lato consentono un ricavo a partire da questo contenuto. Un esempio banale sono gli articoli che noi pubblichiamo sui prodotti hardware, quindi qual è il migliore hard disk esterno, qual è la migliore fotocamera, quindi individuiamo delle proposte che secondo noi sono le migliori sul mercato, base di una serie di parametri, parametro di economicità, quindi di prezzo, parametro di rapporto qualità-prezzo, parametro tecnico, e forniamo una recensione che è indipendente su questi prodotti e indichiamo un banalissimo collegamento che dice: se vuoi puoi comprare questo prodotto su un sito partner, ad esempio Amazon, che è leader in Italia sull'e-commerce, ci riconosce una percentuale sul prodotto acquistato, per cui anche lì si soddisfano, diciamo, due esigenze: da un lato l'utente trova quella che è la soluzione dal nostro punto di vista migliore per l'oggetto che intende acquistare, dall'altro lato vi è un investitore, un'azienda che è disposta a ricevere, a soddisfare questa esigenza di acquisto del prodotto da parte dell'utente e quindi a riconoscere a noi, che di fatto abbiamo portato, l'utente ha generato questo interesse, a riconoscerci una commissione. Infine c'è una parte che comunque è ancora molto rilevante, che è la vendita di pubblicità di impression. Un investitore pubblicitario acquista della pubblicità all'interno del brand del sito Salvatore Ranzulla, che è molto affidabile, nel senso che noi abbiamo il 30% di quota di mercato nel segmento computer news, quindi contenuti legati all'informatica, e quindi l'investitore dice: ok, voglio comprare della pubblicità lì perché riesco a raggiungere un pubblico sufficientemente ampio su interessato alla tecnologia, interessato all'informatica. Questi investitori, ad esempio, ci consentono di finanziare guide, come ad esempio quelle sulla risoluzione dei problemi del PC, che altrimenti non avrebbero che hanno un voto di mercato, dove c'è comunque da una parte l'interesse da parte dell'utente, ma dall'altro non c'è un investitore. Ovviamente queste campagne ruotano su tutto il sito, e quindi comunque l'investitore gode di una ammontare di utenti davvero comunque interessante. Comunque sembra banale questo modello di business, ma voi l'avete realizzato essendo riconosciuti come gli esperti migliori, sì, del mercato italiano. Quindi c'è una non solo quantità, ma c'è molta qualità in quello. Sì, questo sì, assolutamente. Cioè, il nostro obiettivo è quello comunque di slegare l'impatto pubblicitario da il contenuto che forniamo all'utente. Quello che forniamo all'utente è del tutto indipendente. Il redattore che sviluppa i contenuti per il portale
del nostro sito. Sostanzialmente produce un contenuto e solo in un secondo momento decide di inserire eventualmente un link per acquistare il prodotto. Cioè il redattore, come regole editoriali, aziendali, non è tenuto a parlare di questo prodotto solo perché si può comprare su Amazon, si può comprare su un sito partner. Lo recensisce comunque, se può mettere il link lo mette, quindi un qualcosa di non invasivo, di non costrittivo nei confronti comunque dell'utente. Cioè l'utente non è obbligato a comprare né su Amazon né tramite il nostro link né su un sito partner. L'utente può benissimo leggere la recensione e dice va bene, mi è stata utile, grazie, chiude. Non è obbligato, non adottiamo forme di pubblicità invasive. Sono molti siti che fanno una serie di porcate come video che partono in automatico, delle cose che noi diciamo non adottiamo perché abbiamo un elevato rispetto degli utenti. Gli utenti hanno una stima nei miei confronti che comunque è indescrivibile, ma ti comunque lo apprezzo e comunque li ringrazio tantissimo, e che comunque riverso in azienda a favore dei miei collaboratori, perché comunque non potrei realizzare comunque tutto da solo se non ci fossero comunque delle persone che scrivono, delle persone che sviluppano, delle persone che vendono della pubblicità, delle persone che fanno le partnership commerciali che sono comunque necessarie per mandare avanti l'azienda. Ovviamente gli utenti hanno questa stima e questa fiducia perché cerchiamo di offrire il contenuto migliore. I nostri contenuti vengono sempre di continuo aggiornati, per cui noi abbiamo dei sistemi interni che ci dicono guardate, si è rotto il link. Perché si è rotto il link? Perché il programma non esiste più, perché è uscita la nuova versione. In quel caso parte un alert e noi riscriviamo l'articolo, sì. Per cui se si è rotto il link andiamo ad aggiustare il link. Se è uscita la nuova versione prendiamo l'articolo e lo riscriviamo, se l'articolo è ritenuto rilevante ovviamente, cioè se realizza livelli di traffico tali da determinare un'insoddisfazione dell'utente. A questo punto l'utente arriva sempre su una guida che risulta essere puntualmente aggiornata, che risulta essere efficace, cioè corredato ovviamente da della pubblicità che è lo strumento con cui noi realizziamo le revenue, con cui diciamo campiamo. Certo. Quindi il sistema si basa su consumatori soddisfatti, sponsor soddisfatti e anche collaboratori soddisfatti, perché tu li paghi. Sì, i collaboratori ricevono un compenso che è doppio rispetto a quello che pagano le aziende concorrenti, oltre al fatto da qualche anno lavorano da casa e non hanno vincoli di orario d'ufficio. Hanno dei vincoli di obiettivo, quindi è normale che i redattori debbano comunque realizzare un certo ammontare di contenuti minimo, perché altrimenti non si riuscirebbe a realizzare un sito editoriale di una certa qualità. Noi pubblichiamo 6 contenuti ogni giorno, da lunedì al venerdì, e quindi comunque vi sono dei vincoli di quel tipo, ed è altrettanto ovvio che uno sviluppatore ha comunque delle scadenze, ma al di là di questi vincoli, che sono comunque chiaramente gestibili dal collaboratore, il collaboratore è liberissimo di scegliere il momento più opportuno in cui lavorare. Un redattore potrebbe decidere di scrivere i contenuti sabato notte perché è tranquillo, gli piace di più, il resto della settimana comunque viaggiare, stare a riposo. Ovviamente occorre garantire una certa qualità, quindi garantire degli standard qualitativi comunque elevati. Cioè, lo stesso accade per lo sviluppo del sito internet: il sito deve essere veloce, deve essere sempre funzionante, deve comunque rispettare gli standard tecnici che comunque ci vengono, che ci imponiamo, che ci vengono imposti dai nostri partner, Giglio e Libero. Sì.